Ah, raga, buongiorno. Eccoci qua in un nuovo video. Non registravo da un pochino, in effetti. Mi sono preso questi giornini di pausa. È andato molto bene. Ho fatto altre cose sempre per il canale. Ho lavorato un po' su Final Cut. Ho fatto un po' di cosette. Ma oggi siamo con un evento molto importante. Perché sono stati presentati nuovi iPad. Ho il nuovo Mac. Che comunque è anche una rivoluzione per il canale. Quindi ho riportato il mio secondo video del canale. Il primo video, cioè che iPhone comprare, uscirà il 12 di dicembre. Spoilerino. Però intanto ho lasciato questo. Quindi partiamo subito con i vari consigli per acquistare un iPad ad oggi. Andiamo in scala di soldi, come ho fatto per i video dell'anno scorso. Quindi partiamo dal più economico, ovvero l'iPad di nona generazione. Sta merda qua. Che oltre che hanno fatto la stessa estetica anche dell'immagine del sito, hanno solo cambiato lo sfondo, il software, ma più o meno la stessa da ormai 2 anni. Ma non lo commento perché sarei molto volgare. Partiamo da 389 euro per il modello a 64 giga. E chi lo consiglio? È un ottimo iPad, ve lo dico subito. Quindi lo consiglio prima di tutto perché ha un Mac, come il mio, un MacBook, anche un iMac, non lo so, e ha bisogno di sidecar. Non ha bisogno di tutte queste funzioni per un monitor gigante, fantastico. Ha bisogno di un iPad, gli può servire sidecar. Perché no? È un'ottima idea. È molto valido anche per quello. Se no, ovviamente per la DAD. Per la DAD, perché comunque non costa neanche così tanto per i livelli di Apple, solo 389 euro per un modello da 64 giga, che secondo me per uno studente va più che bene. Io ho già riempito di roba di scuola i miei 256, ma io sono ho delle organizzazioni strane, ok? Poi è buono anche per l'Apple Pencil, che a solo 99 euro vi dà molti più soldi in più, anche se ovviamente è la prima generazione, non il massimo. Infatti mantiene ancora quella dannatissima porta Lightning. È l'ultimo iPad con il tasto, si deduce, perché il prossimo iPad di 10ª generazione dovrebbe anche lui essere borderless. Quindi sì, acquisto ottimo prodotto ovviamente, anche se entra nella stage, quindi per le chiamate un'ottima fotocamera da 12 megapixel. Però sì, consigliato se serve, ma se potete aspettare un annetto vi consiglio di aspettare. Poi ovviamente un ottimo prodotto, non sto negando questo, però si può fare di meglio. Ah, ovviamente anche la tastiera, quindi sempre per il discorso scuola lo vedo molto adatto. Poi ci sono io con il Mac, però io sono un po' un bambino speciale. Ma passiamo avanti. E di prezzo passiamo da 3,89 ai 5,59 di iPad mini di nuova generazione. Rapporto qualità-prezzo assurdo. Colori bellissimi per tutte le persone. Anche se dico, fagli lo space gray, fagli il bianco. E poi perché mi metti due tonalità print uguali, un rosa e un viola? Mettimi un rosa e un celestino. Oltre a quello, ottimo prodotto, Touch ID tutto top. È un iPad Air 4 in miniatura, ancora più potente con la 15 Bionic. E che costa 110 euro in meno. Però consiglio la versione cellular, che sempre da 64 giga costa 729 euro, non poco di più. Quindi ragionatevi, però ottimo prodotto. Anche viola lo vedo adatto anche a un maschio, ora non per fare discorsi, cazzo sto di. E poi passiamo a quello che prima vedevo come un Best Buy, ora lo vedo come iPad Air 4. 14 Bionic, tutto top. C'era un sacco di hype quando è uscito per questo prodotto. Non se lo caga più nessuno da ormai un anno. E vi dico anche il perché. Perché non ha senso. Però lo consiglio. Anche se allo stesso prezzo di cui troviamo lui, ovvero 6,69 nella versione da 64 giga. Allo stesso prezzo, anche a meno 100 euro di differenza, troviamo iPad Pro del 2018 da 11 pollici sempre, quindi schermo un po' più grande, tutto migliore, ovviamente tranne il processore, ma veramente di poco, anzi veramente uguale. Quindi iPad Air anche lui consigliato, sempre con Apple Pencil, che vi viene altri 135 euro. Poi passiamo a una categoria a parte, iPad Pro. Partendo da 900 euro per la versione da 11 pollici, che è la versione che vi consiglio di più,
se no quella da 12, 1279 euro, no, 1219 euro, un po' tantino. È un ottimo prodotto, 128 giga per lui sono un po' pochini per quello che di solito una persona fa con un iPad, però non vi consiglio un botto di soldi per un iPad, poi ovviamente dipende da cosa ci dovete fare, però è tutto un po' un così. Ora andiamo a parlare bene fra noi, a fare un po' il nostro tête à tête. Partiamo dalla parte hot. iPad, vi ho già detto un po' a chi l'ho indirizzato, iPad mini anche. Confronto fra iPad Air e iPad mini, dipende che cacchio ci dovete fare. Se dovete solo prendere appunti, andate anche di iPad mini, sinceramente. Ovviamente se non volete il mega super spazio matto sgravato, però per gli appunti sono praticamente come un quadernino, quindi va più che bene, assolutamente. Certo, hanno il massimo del display rispetto al Pro, però raga, non si può avere tutto, comunque, perché vi ricordo che ancora oggi nella fascia iPhone bisogna pagare almeno 719 euro per avere un OLED. iPad Pro è un po' un discorso a parte. Io vi consiglio anche di andare su un 2018 se proprio non volete un 2020, che vanno più che bene. Poi ovviamente ora all'M1, quindi, cioè raga, ha più, ha lo stesso processore di lui, il mio MacBook, un iPad Pro da 900 euro. E ora dobbiamo anche, io vi ho dato i prezzi da Apple, ma guardiamo Amazon, se no ho guardato su Idealo, che è un'app fantastica che vi consente di guardare il prezzo più basso per ogni prodotto su siti di qualità. Ottimo, vi consiglio di installarla, magari vi metto anche il link in descrizione. Io per me prenderei ovviamente un iPad Pro anche da 12,9. Perché mi piace quel refresh rate, mi piace la Pencil 2, mi piace tutto quello che possono fare, perché li sfrutterei, comunque ne sono consapevole. Però una persona che ci deve leggere un libro, consiglio l'iPad mini ad esempio. Io per molte cose ora come ora consiglio l'iPad mini, cosa che fino a un mese fa non avrei mai fatto. Mancava quella cosa lì, quella via di mezzo che ora c'è grazie proprio a questo iPad. Se invece dovete darlo a dei bambini, vi consiglio di andare su qualche prodotto anche usato, quasi mi scoccia, però è un po' così, usato, un iPad di settima generazione, ottava generazione, perché alla fine è questo, cioè non è che ci dovete, ci metto due giochini così, ci guardano in internet e via. Se invece dovete sempre affiancarlo con Sidecar al Mac, non vi dico di prendere iPad mini, assolutamente. Se ci dovete lavorare non prendete iPad mini. Io sai che ai lavoratori non l'avrei mai pensato, ma consiglio proprio iPad base, l'iPad mini. Ovviamente se avete Windows forse iPad mini è meglio, però se avete lavorato su Mac, Sidecar vi dà una cosa molto in più. Poi per le call anche molto comoda Central Sage, perché su iPad, però, se no, cioè, su iPad Pro, però costa tanto per un lavoratore medio che fa smart working, che non lo nego assolutamente. Poi vedi il discorso iPad in generale, è un prodotto che Apple che mi ha sempre messo tanto hype e sono curioso di provare qualcosina ora. Non vi faccio spoiler o qualche progetto, però no spoiler. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video sul mio canale. Sono usciti gli spoiler di questo video su Instagram, se ne volete avere degli altri, seguitemi su Instagram, il link è in descrizione. Ciao ragazzi!